diventerà un polo culturale polifunzionale, edificio che ha ospitato la prima zecca d'Italia. Il progetto, che ha vinto il concorso internazionale bandito dal Poligrafico della Zecca dello Stato, appartiene al gruppo Femia e vuole restituire all'Esquilino uno dei suoi edifici storici, combinando tradizione e innovazione. Il tempo di prendere il tempo, il titolo del progetto, che punta a ridare valore al patrimonio culturale romano, che nelle intenzioni di Femi è destinato a contribuire alla storia della città. Credo che, come è stato detto prima, c'è una volontà da parte della committenza di fare in modo che l'edificio potesse dare una risposta al quartiere, che vuol dire per un quartiere molto importante, un quartiere che è aperto al territorio, abbiamo vicino la stazione Terni, quindi come poter rispondere a questo tipo di condizione? Dentro un tessuto estremamente ampio, tra cui c'è l'elemento fondamentale di Piazza Vittorio. Sostiene il progetto la sindaca Raggi, che raccoglie l'appello lanciato alle istituzioni di accorciare il più possibile i tempi di realizzazione dell'opera, che dovrebbe partire tra 2 anni. È fondamentale che Roma abbia la capacità di recuperare gli spazi urbani esistenti che per anni sono stati abbandonati. Progetti come questo, il recupero della zecca, e progetti come quelli che stiamo avviando con il nuovo ufficio Reinventiamo Roma servono proprio a questo, nuove sfide per recuperare spazi della nostra città, funzionalizzando attraverso l'ascolto del territorio quelli che sono spazi da restituire ai cittadini. L'indirizzo di Roma Capitale è di rigenerare il patrimonio urbanistico già esistente, creando così nuovi spazi aperti al pubblico per riportare la cultura in luoghi per molto tempo dimenticati.